Bentornati su Radio Italians. È domenica 20 di ottobre, il mondo va avanti e così Radio Italians. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di Israele, tutto quello che sta succedendo, compresa la novità drammatica, l'uccisione di Sinwar, la reazione del mondo arabo. Poi parliamo di cittadini controllati. Roberto, un Radio Italian, dice che a lui di essere controllato non importa niente. Poi parliamo di biciclette, la differenza fra Italia e Olanda e cosa potremmo fare nelle città. Poi parliamo del turismo a Roma, dove mi trovo in questo momento. Poi parliamo di ufficio, la convivenza fra giovani e meno giovani. Arriva un messaggio proprio da molto lontano, da Christchurch in Nuova Zelanda. Poi parliamo dei neogenitori e dell'importanza dei nonni, che qualcuno di voi lo sa, è una cosa che mi piace molto discutere, anche perché è un'occasione per parlare di Agatha, ovviamente. Pronti? Via! Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Buongiorno Beppe, sono Paolo da Milano, la ringrazio per la sua risposta sul podcast. Credo però di essere stato un po' frainteso, nel senso che io sono d'accordo con lei al 100% sulla differenza di situazione che c'è fra Gaza e l'Ucraina. Quello però che secondo me è andato un po' fuori controllo è proprio la differenza anche da chi sostiene l'Ucraina e la causa israeliana in primis, però comunque non si abbia il coraggio di ammettere che c'è qualcosa che va troppo al di là di una reazione legittima e perfettamente legale. E poi con tutti i paletti che sono stati messi, per esempio a Zelensky, a Netanyahu, questo non accade perché fa quello che vuole, infiammando il Medio Oriente. Secondo me c'è qualcosa che stride in queste due situazioni. E anche vedo che molta dell'opinione pubblica israeliana è assolutamente contraria all'operato del governo. Grazie e un abbraccio per il suo meraviglioso lavoro. Grazie del messaggio, grazie del tono. Parlare di questi temi con calma è già un buon punto di partenza, però francamente a me non sembra che tutti giustifichino Israele. Io non so cosa tu legga o cosa ascolti o cosa vedi, però dovendo fare generalizzare almeno quanto ascoltiamo, leggiamo, vediamo in Italia, a me sembra che moltissimi stiano criticando Israele. Ci sono quelli che criticano Israele a prescindere, ma ci sono anche quelli, prendi il sottoscritto, che si è sempre considerato un amico di Israele, che capiva la difficoltà di vivere in quel mondo, di avere fornito un importantissimo luogo in cui gli ebrei del mondo potessero sentirsi sicuri, e non lo erano. Però quello che è accaduto a Gaza, questa reazione spropositata, spropositata vuol dire senza propositi, perché veramente non capisco qual è l'obiettivo finale. Cosa vogliono fare? Prendersi Gaza tutto e prendere gli abitanti di Gaza e mandarli in Cisgiordania? E poi, quindi questo viene criticato, è stato criticato anche la furia della reazione in Libano, non tanto l'eliminazione dei capi di Hezbollah, anche se parlare di questi temi e trattarli come se la morte delle persone fosse un videogioco, confesso, è faticoso da commentatore. Però, per esempio, gli attacchi alle forze delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e molti, ripeto, come il sottoscritto, lo hanno detto, lo sto ripetendo anche adesso. Non mi sembra invece che chi ha sempre sostenuto la causa del mondo arabo senza se e senza ma abbia lo stesso senso critico. La morte di Sinwar, un signore che proprio si vantava di far massacrare i propri connazionali palestinesi perché questo serviva, l'ha detto chiaramente, servivano migliaia di morti per mettere in difficoltà Israele. Ecco, questo signore che è stato alla mente del 7 ottobre, un abominio. Ecco, io guardavo ieri Al Jazeera, non ci potevo credere. Il racconto della morte di un martire. E in Italia, spesso e volentieri, dai cortei ad altri luoghi, vedi che non c'è proprio la forza di condannare gli eccessi del mondo arabo, che stanno portando questa povera popolazione palestinese, di cui ormai tutti si occupano come se fosse la pedina di un grande gioco, nel baratro. Anzi, nel baratro c'è già da molto tempo. Ecco, io credo che un'altra dirigenza araba avrebbe portato ad altri risultati. Ero a 8:30 giovedì sera con il ministro degli esteri polacco Radek Sikorski. Radek lo conosco dal 1989, eravamo poco più che ragazzi tutti e due, quindi ci siamo sempre visti. È il marito di Ann Applebaum, è anche un amico, però era lì in qualità di ministro degli esteri, lo ascoltavo con attenzione.
E una cosa che non è stata ripresa, ma lui ha detto, parlando di Sinwar, e io sono d'accordo, ha detto: se i palestinesi avessero scelto la strada della non violenza, lui addirittura ha citato il Mahatma Gandhi, avrebbero ottenuto molto, molto di più. Io sono d'accordo. I Sinwar portano il loro popolo nel disastro, nella tragedia e soprattutto in un vicolo cieco dove si trovano adesso i palestinesi, purtroppo. In questo momento tanti si sentono controllati, spiati e sotto complotto. Va bene che io valgo zero, però non avendo nulla da nascondere, poco mi importa se sono controllato. Caro Roberto, non hai lasciato il nome, ma ci hai autorizzato a dirlo. La tua opinione è interessante, non è la mia. Io trovo che non è bello essere controllato, anch'io non ho nulla da nascondere. Però chi ti controlla? Perché ti controlla? Il governo di turno, e se i governi cambiano, e se non è il governo, è qualcos'altro, sono i servizi segreti di chissà quale paese. A me l'idea di essere controllato perché non ho nulla da nascondere mi sembra, ecco, una posizione un po' ottimistica, un po' ingenua, ecco, soprattutto forse l'aggettivo è ingenuo. Non bisogna essere paranoici, quello no, però l'idea che qualunque cosa facciamo sia a disposizione di tutti e soprattutto di chi chissà cosa ha in mente di farci con quelle informazioni, a me un po' di agitazione la mette. Buongiorno Beppe, sono Edoardo e l'ascolto dall'Olanda, dove ormai studio da 2 anni. A me piace di questo paese la cultura che c'è della bicicletta come mezzo di trasporto. Mi dispiace vedere che le città italiane siano concepite per le macchine. Vedo un movimento verso le città ciclabili con il limite 30 km orari e le nuove piste ciclabili che stanno facendo, ma i commenti sono sempre negativi, soprattutto sul traffico. La differenza principale è nel rispetto che c'è della bicicletta. Infatti in Olanda, in caso di incidente, la macchina ha sempre torto contro la bicicletta. Questo vuol dire ovviamente che la polizia fa più controlli e fa multe in caso veda una bicicletta in infrazione. Crede che noi come italiani dobbiamo muoverci nella stessa direzione? Questo, secondo me, potrebbe far sì che si condividano anche le strade tra macchine e ciclisti, come succede già in Olanda. Buona giornata. Sono sempre contento quando arrivano messaggi sulle biciclette in città, perché il tema è veramente importante, perché le città sono intasate dovunque e la bicicletta sembra uno, forse insieme al trasporto pubblico, l'unico modo di migliorare la situazione. Solo che pensa a Milano, dove io lavoro, il trasporto pubblico migliora, abbiamo festeggiato tutti la linea blu della metropolitana, la M4, anche se la quinta si chiama M4, che io dal balcone del 7° piano ho raccontato, guardando sotto ho visto il progresso dei lavori, 10 anni sono voluti, ma adesso ho la fermata della metropolitana sotto casa. Questo è importante, non sai quanta gente porta via una grande linea della metropolitana che taglia la città da est a ovest? Ma le biciclette sono complementari e sono importantissime. Cosa succede? Che in superficie, perché le biciclette vanno lì sopra, non là sotto, le biciclette competono con tutto il resto e le amministrazioni comunali, forse comprensibilmente, non lo so, non vogliono scontentare nessuno. Allora, non vuoi scontentare gli automobilisti, li lasci passare, quindi non fai la zona pedonale. Non vuoi scontentare i taxi, devi dargli un posto dove fermarsi. Non vuoi scontentare le motociclette, devi dargli un posto dove parcheggiarle tutte allineate. Non vuoi scontentare chi usa i trasporti pubblici di superficie, quindi gli autobus devono passare. Tu capisci che poi diventa un problema per i ciclisti, perché non vuoi scontentare neanche loro. Ecco, questa convivenza è oggettivamente molto complicata e ammetto l'impazienza degli automobilisti è veramente eccessiva. Ho anche aggiunto in qualche occasione che, se posso, anche i ciclisti devono stare attenti sia come si muovono, rispetto segnali stradali, precedenzi. Io vedo ogni tanto alcuni comportamenti anche molto pericolosi, perché sei più vulnerabile se hai una bicicletta. È banale dirlo, ma bisogna ricordarlo. Ho scritto più volte la questione delle luci la sera, che a Milano io penso che 2 persone su 10 hanno il fare dalla bicicletta, a Amsterdam 10 su 10, anzi 11 su 10. Ecco, solo per aver detto questo, alcuni ciclisti hanno deciso che era un nemico delle biciclette. Assolutamente no. Io non vado in bicicletta a Milano perché uso i mezzi pubblici. Piazzo la macchina al Corriere o a casa e poi giro con la metropolitana, con gli autobus, con il tram, il 14 e magari con i taxi se ne ho bisogno. Quindi non sono un nemico delle bici, credo che però l'impostazione del ragionamento sia quella che abbiamo fatto in questi 2 minuti e 45.
Buongiorno Beppe, sono Flaminia e chiamo da Roma. Mi chiedo perché i romani devono sopportare di prostituirsi al mercato del turismo che sfigura i nostri monumenti più belli e emozionanti come la Fontana di Trevi con questa mostruosa passerella. Non credo che la Francia abbia perso un millesimo del suo PIL negli anni in cui Notre Dame è rimasta nascosta al pubblico. Per evitare l'affollamento, propongo di incanalare i turisti in un senso unico tra due cordoni di seta, come si usa nelle visite ai saloni di castelli e luoghi di pregio per preservare gli arredi, accompagnati da hostess storiche dell'arte. Grazie. Cara Flaminia, nome romano, io sto a Roma, lo dicevo, in questo momento sono qui per questioni televisive. Ieri sera ero alle Parole dei Gramellini, giovedì 8:30, quindi siamo venuti Ortensia e io, abbiamo fatto qualche giorno a Roma facendo anche un po' i turisti, che è una cosa che mi piace molto. Poi abbiamo due nipoti romane, quindi un'occasione per vedere loro e altri amici. Quindi io, girando, perché ho proprio fatto il turista, ho camminato, ho visto la situazione. Roma è invasa. Trovare un albergo a un prezzo accettabile è diventato un problema, come accadeva a New York 10 anni fa. Ecco, già 10 anni fa, adesso Roma è su questa strada ed è un problema. È un problema il numero di persone che girano. Molte vanno negli stessi posti, intasano, accettano di mangiare qualunque cosa. Quindi anche trovare un posto dove mangiare bene, che in Italia è la cosa più facile del mondo, ecco, a Roma, come già a Venezia o a Firenze, qualche volta diventa una sfida, perché quando hai questi numeri e persone che, diciamo, devono nutrirsi e più o meno va bene tutto, tu capisci che la tentazione di rifilarli qualunque cosa esiste. Secondo me a Roma si mangiava meglio qualche tempo fa. Poi ci sono le eccezioni, però devi sapere dove andare. Ho toccato solo due punti, gli alberghi e i ristoranti, ma ce ne sarebbero molti altri. Io credo che è in corso la trasformazione di Roma in Venezia, manca l'acqua. Da un lato è una città fantastica ed è comprensibile che da tutto il mondo, soprattutto dagli Stati Uniti e dal nord Europa, vogliono venire qui, ma anche dall'Asia, ho visto cinesi, giapponesi, coreani. Però la città deve pensare qual è il futuro. Il futuro non può essere legato solo al turismo e alla politica, o al cinema, che pure è importante. Una città dovrebbe organizzarsi. Ho la sensazione però che cambiare le cose qui è veramente difficile, perché c'è una sorta di rassegnazione di fondo che poi viene mascherata così da cinismo sorridente, però io la chiamo rassegnazione e non va bene. Ciao Beppe, ciao Radio Italians. Una soluzione che ho trovato io per far sentir comodo il personale giovane e meno giovane che deve condividere uno spazio chiamato ufficio. Ho creato un'attività che si chiama Inclusione, Educazione e Salute Mentale. Parliamo di un tema che può piacere alla generazione più giovane e alla generazione meno giovane, e cerco di far sorridere le persone vedendo che l'età e le diverse capacità non debbono essere una barriera, ma si può lavorare assieme. E ho visto con i miei occhi che le persone sono molto più serene di prima. Un grosso saluto da Christchurch, Nuova Zelanda. Un messaggio dalla Nuova Zelanda, ullala, Christchurch. Allora, non ho ben capito cosa proponi, però la voce tua era piena di entusiasmo, quindi se ci fai capire di più, volentieri, perché effettivamente la convivenza di generazioni diverse in un posto di lavoro può essere proprio generatrice di idee formidabili, ma anche di grande tensione, quindi facci sapere, dai. Ciao caro Beppe, buongiorno. Un rapido vocale solamente per condividere un pensiero, visto che da mesi celebri la bellezza di essere nonno e di vivere accanto alla tua Agata. Io oggi sono mamma da un mese esatto, mi sei proprio venuto in mente nel voler condividere il fatto che è stato un mese meraviglioso, ma anche davvero faticoso. Ecco, senti qua sotto i versetti di Noa. E proprio per questo la presenza delle persone che ci vogliono bene, dei nonni in particolare, è stata fondamentale. Una presenza di supporto non solo pratico, ma anche e soprattutto emotivo, non invadente, ma davvero fondamentale. Si parla ancora troppo poco spesso di quanto l'inizio del diventare genitori sia faticoso, soprattutto psicologicamente. Si parla tanto del sonno, ma c'è tutto un vortice emotivo davvero considerevole, solo le persone che hai accanto e che ti vogliono bene riescono ad aiutarti. Viva i nonni e viva le neomamme. Un abbraccio grande.
E chiudiamo su Agata, mi fa piacere parlare della mia nipotina, sono innamorato perso, è troppo forte, come crescono i bambini fra i 2 e i 3 anni è impressionante. L'altro giorno la mamma le ha detto, hai visto com'era buono l'hamburger? Il papà è stato bravo, ti ha cucinato l'hamburger, era proprio buono. Lei si alza, la guarda e dice, sei una ragazza fortunata, cioè la bambina alla mamma, cioè fino all'altro giorno non parlava, adesso dice sei una ragazza fortunata. Fantastico. No, la bambina è deliziosa, ha una personalità notevole, un fisico robusto, tira di sinistro molto bene perché è mancina, è interista, al nido scomandazza tutti, se le piace un bambino lo bacia furiosamente, troppo forte. Allora, vedi, il nonno è scattato e non mi fermavo più. Mi fermo adesso per dirti che i nonni sono importanti, me ne rendo conto. Oltretutto non costano niente, che per una giovane coppia è importante. Devono stare attenti, però noi nonni dobbiamo stare attenti. Perché l'amore è essere a disposizione sempre, non dovete prenotarci, noi ci siamo. Però il rischio è di essere invadenti. Un consiglio che do a tutti i nonni e che Ortensia e io cerchiamo di applicare è ogni decisione, qualunque decisione, terzo anno al nido, andare alla scuola materna, che vestiti mettere, che cure dare se il bambino non sta bene, l'alimentazione, tutto questo i nonni devono stare zitti, perché le decisioni, l'educazione, l'alimentazione dipendono dai genitori. I nonni devono dare tempo e amore. Questo basta e avanza. Ci sentiamo domenica prossima. Radio Italians, i vostri vocali della settimana commentati da Beppe Severgnini per il Corriere della Sera. Mandate un messaggio di 15 secondi al 345 6125 226 e riascoltatevi nei prossimi episodi. Radio Italians è l'appuntamento domenicale di Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese con Giulia Pacchiarini.